Dopo un momento di arresto durato 24 ore nel pomeriggio, su 96 tamponi processati sono risultati 10 positivi, 2 a Campobasso, 5 a Termoli. Si tratta di una dipendente ASREM e 4 operatori, uno a Campolieto e uno a Cercemaggiore. Un altro invece è un molisano residente in provincia di Perugia. Guariti anche 2 anziani ricoverati a Venafro. Virginia Scafarto, già commissario dell'azienda sanitaria regionale del Molise, è stata confermata al vertice della direzione sanitaria. Resterà in carica per 3 anni. Il provvedimento è stato firmato dal direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Termoscanner per la misurazione della temperatura corporea nel checkpoint di accesso all'ospedale Cardarelli di Campobasso. L'annuncio del direttore generale dell'ASREM. Allestiti questa mattina, nei prossimi giorni sarà messo a punto il percorso e le procedure da seguire per chi entrerà al Cardarelli. Consegnati gli esami dell'autopsia condotta sul corpo di Vicky Bucci, la 42enne di Larino, scomparsa a Natale scorso e ritrovata un mese dopo nelle acque del porto di Termoli. Secondo l'esame medico è morta per annegamento. Un agente della polizia penitenziaria di Campobasso questa mattina è stato pestato a sangue da un detenuto, trasportato in codice rosso al Cardarelli, ne avrà per 30 giorni. Dura denuncia del sindacalista Aldo Di Giacomo. Infine lo sport. Sergio Ruggeri, difensore del Vasto Girardi, si racconta a Teleregione: è stata una grande stagione, non potevamo fare di più. Poi l'esterna della Magnolia Campobasso, Sofia Marangoni, si racconta in questo periodo di stop a causa della pandemia. Il pubblico di Campobasso è nel mio cuore, dice. Che emozioni forti dalla trasferta di Ariano. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, l'appuntamento con tutti gli aggiornamenti di questa edizione serale del nostro telegiornale. Nel prossimo servizio saranno illustrate le novità che riguarderanno dalla prossima settimana l'ospedale Cardarelli, fornito di un termoscanner, la conferma al direttore sanitario di Virginia Scafarto e il bollettino delle ultime ore. 10 positivi in più. Dopo 24 ore di stop, il numero dei contagiati in regione è tornato a salire. Da 269 di questa mattina siamo passati a 279. È vero, cluster già conosciuti, ma dopo un momento di quiete si torna a parlare ancora di numeri e contagi. Sono 96 tamponi processati, di questi è risultato un positivo a Campolieto, un altro a Cercemaggiore, 2 a Campobasso, 5 a Termoli, 1 è molisano, ma risiede a Bettona, in provincia di Perugia. A Termoli i contagiati sono un dipendente ASREM e 4 operatori, e al riguardo la stessa ASREM sta ricostruendo la catena dei contatti. Dunque sale a 3.309 il numero dei tamponi eseguiti, di questi 3.030 sono negativi, 279 appunto positivi. Non ci sono variazioni nel numero dei ricoverati, ma ci sono anche 2 guariti in più e si tratta di 2 anziani ricoverati a Venafro. Quindi al Cardarelli resta fermo a 24 il numero delle persone ricoverate, di queste 20 malattie infettive e 4 in terapia intensiva. Sono 213 i pazienti in isolamento domiciliare, sale a 19 quello dei pazienti ufficialmente guariti, 16 invece i deceduti con coronavirus. Arriva una novità poi dal Cardarelli e si tratta dei termoscanner per la misurazione della temperatura corporea nel checkpoint di accesso all'ospedale. Termoscanner che sono stati già allestiti questa mattina e nei prossimi giorni verranno organizzati con percorsi ad hoc e procedure da seguire. L'annuncio del direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Si tratta di una telecamera che misura la temperatura corporea delle persone in maniera istantanea, nel rispetto della privacy e della distanza di sicurezza raccomandata nell'ambito dell'emergenza nazionale coronavirus. Un'innovazione importante che permette agli operatori sanitari che presidiano gli ingressi dell'ospedale di lavorare in maggiore sicurezza. La telecamera può riprendere contemporaneamente più utenti che si recano all'ospedale, solo nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea che supera i limiti di guardia scattano i controlli manuali con i termometri. Maria Virginia Scafarto, già commissaria dell'azienda sanitaria regionale del Molise, successivamente nominata direttore sanitario per 60 giorni, è stata poi confermata al vertice della direzione sanitaria in carica per 3 anni. Il provvedimento è stato firmato dal direttore Florenzano, che ha provveduto anche ad assegnare gli obiettivi da raggiungere e quelli determinati dall'emergenza Covid-19. Prima di addentrarci nella cronaca politica vi diamo i dettagli invece di quanto abbiamo annunciato oggi alle 14 relativi alla morte di Vicky, la giovane di Larino trovata nelle acque del mare di Termoli. Bene, secondo l'autopsia è morta per annegamento.
Secondo l'autopsia, la 42enne di Larino, Vicky Bucci, è morta per annegamento. La donna è scomparsa poco prima di Natale ed è stata ritrovata circa un mese dopo nelle acque del porto di Termoli all'interno della sua Fiat Panda, ripescata dai sub dei carabinieri. I risultati dell'esame autoptico svolto dal dottore Francesco Introna a fine gennaio non lascerebbero spazio a dubbi sul fatto che la donna sia morta annegata e le conclusioni sono già arrivate sul tavolo della procura di Larino, che procede sul caso. Si attende una conferenza stampa che dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni per fornire maggiori dettagli sull'accaduto. La macchina di Vicky è stata sottoposta a perizia da Giovanni Russo perché importante sarebbe stato stabilire come e da dove la Panda sia finita in acqua, oltre che quando. Nel registro degli indagati c'è il nome soltanto dell'ex compagno della 42enne accusato di istigazione al suicidio. Quella sera, prima che Vicky scomparisse per sempre, aveva infatti litigato violentemente con la donna. Bene, questa era la storia di Vicky. Ora, un altro fatto drammatico accaduto nelle ultime ore che riguarda un poliziotto penitenziario del carcere di Campobasso, aggredito, pestato a sangue da un detenuto, trasportato in codice rosso al Cardarelli. La denuncia è di Aldo Di Giacomo. Questa mattina, attorno alle 10.30, un detenuto ha dato in escandescenze. Non si sanno ancora le ragioni, sul caso sono in corso le indagini. Sta di fatto che l'uomo ha massacrato di botte un poliziotto penitenziario, colpendolo più volte con calci alla testa e al torace. L'agente, che si trovava da solo presso l'infermeria del carcere, è stato salvato dalle urla dell'infermiera accorsa, chiamando in soccorso i colleghi. Quindi la corsa verso in ospedale a bordo dell'ambulanza in codice rosso. L'uomo è stato dichiarato guaribile fra 30 giorni. Sconvolto, Aldo Di Giacomo, rappresentante del sindacato di polizia penitenziaria. Dalle prime notizie ha detto il collega verrà dimesso nella giornata con una prognosi di 30 giorni, ma questo si è evitato soltanto grazie all'intervento degli altri colleghi allertati dalle urla e quindi hanno evitato la tragedia. Sta di fatto che una situazione simile va assolutamente attenzionata e vanno adottati i provvedimenti necessari, perché nello stesso istituto, continua Di Giacomo, ieri notte un detenuto ha buttato del sangue in faccia a due poliziotti penitenziari, portati anch'essi in pronto soccorso per le cure e le analisi del caso. E allora, adesso, come dicevamo, entriamo invece nel cuore della polemica politica di queste ultime ore, perché c'è l'intervista di Nicola De Santis al consigliere regionale Michele Iorio, che dice: Toma prenda atto che non ha più la maggioranza, solo lui non vede il baratro verso cui sta andando. Poi duro il suo giudizio anche sull'azzeramento della giunta. Io resto lontano da questa maggioranza, dice. In sanità sono state sbagliate tutte le scelte nella fase emergenziale. Ormai solo Toma non vede il baratro verso cui sta andando. Le motivazioni addotte per l'azzeramento della giunta sono palesemente false. Così Michele Iorio all'indomani della rivoluzione politica compiuta dal governatore. È un'idea pessima, perché sono manovre presentate con delle autentiche bugie, delle bugie che fanno male persino a chi non è direttamente interessato alla politica, perché sono manifestamente false le motivazioni che il Presidente della Regione ha dato sul perché vuole il voto dei consiglieri in consiglio come un sigillo amministrativo, cioè storie da libro cuore o da fumetto, non è questa la politica. La verità è che la maggioranza non c'è, la si trova solo distribuendo qualche incarico, qualche posto di volta in volta e anche con molte difficoltà. Penso che Toma dovrebbe porsi il problema: ma sto amministrando bene o dietro di me o davanti a me c'è il baratro? Io credo che quel baratro lui ancora non lo vede, ma c'è. Dopo mesi Iorio è stato nuovamente invitato a partecipare alla riunione di maggioranza in programma per questa mattina. Ha però declinato l'invito. La sua posizione in consiglio sembra sempre più isolata. Lui però ha un'opinione diametralmente opposta. No, io mi sento molto più vicino ai molisani attraverso questa mia azione di stimolo, perché non condivido, come la maggior parte dei molisani, ne sono convinto, non condivido, ripeto, metodi e scelte. Verificherò in consiglio anche questo fantomatico piano di sviluppo, che non è altro che una riprogrammazione di fondi
europei, vedremo in quale direzione, ma insomma sostanzialmente non si mette un euro in più al sostegno all'economia molisana. Io mi sarei aspettato altri tipi di iniziative. Comunque ne discuteremo in consiglio e io se voterò in ogni caso qualsiasi provvedimento vado a favore delle categorie in difficoltà, dei giovani, degli anziani. Negli ultimi giorni si è parlato di un suo riavvicinamento a Patriciello. Iorio smentisce con fermezza tale ipotesi. Non c'è nessun tipo di accordo. Gli accordi in genere si fanno quando si condividono alcuni percorsi. Questo percorso non l'ho condiviso con nessuno, se non con alcuni amici, colleghi del Consiglio regionale. Vedremo anche nel prosieguo che cosa accadrà. Io sono convinto che Toma non ha più la maggioranza, al di là di qualche momento che forse gli consentirà di superare l'attuale difficoltà, ma non va avanti. La lettera dei primari del Cardarelli a Florenzano palesa il disagio degli operatori sanitari in questo periodo di emergenza. Iorio chiede ai vertici aziendali e regionali di rivedere l'intero sistema. Ma non solo un po' di trauma, ma anche qualsiasi trauma o qualsiasi accidente di tipo che ha bisogno di una successiva rianimazione nel Cartarelli non può essere operato. Siamo in una situazione drammatica di emergenza sanitaria e non vogliono stare a sentire. Io l'ho detto chiaro al Presidente della Regione, c'è una netta responsabilità ad assumere decisioni che comportano la impossibilità di praticare interventi urgenti nell'unico ospedale dell'emergenza nel Molise. Ha voglia a trovare giustificazioni qua e là, ci sono responsabilità, bisogna prenderne atto e lavorare per superarle. Abbiamo due ospedali vuoti che non si riescono a riempire, solo in Molise accade, altrove ne hanno costruite di nuovi in 7 giorni. Insomma, io credo che ci vuole un'attività di governo diversa da quella che c'è. È duro è stato l'intervento del governatore Donato Toma ieri sera conto alla rovescia. Il consigliere Iorio chiede di fare chiarezza su chi sia il suo avversario. Soprattutto ha detto non si può tenere il piede in due scarpe. Programmare significa prendere le risorse a disposizione ferme in bilancio, quelle che erano ferme nella precedente amministrazione, individuarle e saperle con gestione oculata riprogrammare per farle arrivare sul territorio. Ecco, Presidente, è un programma poderoso. Secondo molti analisti, il credito alle imprese serve, ma non è sufficiente. Per salvare le imprese servono contributi a fondo perduto, essenzialmente. Di questo avete tenuto conto voi in questa fase di programmazione? Allora, guardi, abbiamo quasi esaurito l'importo degli 8 milioni di euro messi a disposizione delle imprese perché l'hanno chieste tutte le microimprese, i 5.000 euro gestiti tramite Finmolise. E inoltre i contributi a fondo perduto l'abbiamo previsto in misura di 10 milioni di euro per le piccolissime imprese, le microimprese, e nella misura di 20 milioni di euro per le imprese piccole e medie. Quindi abbiamo una dotazione di 30 milioni di euro. Attenzione, questo è solo un primo assaggio perché poi abbiamo il fondo sviluppo e coesione che dobbiamo ancora impegnare, ma non sappiamo, il ministro Provenzano, quanta parte vuole drenare dalle varie regioni. Il governo sta finanziando gran parte della manovra che ha messo in campo con i soldi delle regioni e noi non staremo lì a guardare impunemente. Sto cercando di far capire ai miei colleghi, ma loro lo sanno, e al ministro Provenzano, che noi non ci sottraiamo alla solidarietà nazionale, ma per importi piccoli. Stiamo trattando in un drenaggio di circa il 12,8%. La maggior parte di questi 5,7 milioni sono contributi a fondo perduto. Presidente, veniamo un po' alla lunga maratona che l'attende dal lunedì a mercoledì per quanto riguarda il bilancio. Proprio alla vigilia di questo importante appuntamento, lei ha azzerato l'esecutivo. Che cosa l'ha spinto a fare questa scelta? Quando c'è una battaglia da sostenere in un periodo di crisi come questo, i colonnelli debbono andare, non rimanere nelle retrovie, ma andare in trincea insieme al loro comandante.
Ecco, mi pare di capire quindi che lei vuole far confrontare i suoi assessori, di rapportarsi con i consiglieri per dare maggiore compattezza proprio alle azioni da portare avanti. È così o mi sbaglio, Presidente? Proprio così, la sua interpretazione è perfetta. Noi dobbiamo essere granitici, la maggioranza deve essere granitica. Non ci possono essere tentennamenti, non ci possono essere sbavature. Il bilancio va sostenuto e va approvato. La minoranza ha dichiarato che lo approveremo velocemente e questo mi fa molto piacere. Significa che apprezzeranno questa manovra. Bene, intanto lei per domani ha convocato anche la maggioranza. Mi pare che ha invitato anche l'ex presidente Michele Iorio. Io ho invitato tutti coloro i quali si sono candidati con la mia coalizione e che ritengono di stare in maggioranza. O in maggioranza o fuori dalla maggioranza. Non c'è una via di mezzo. Non si possono avere, attenzione, non si può avere un piede in due scarpe, come si suol dire, o da una parte o dall'altra. È chiaro che io do l'out out perché in materia di bilancio, ripeto, dobbiamo essere compatti. In questo momento è troppo importante. Le leggo solo, perché mi è arrivata proprio in questo momento, è arrivata anche la pagina del primo piano che tra poco vedremo. A proposito dell'azzeramento della Giunta, c'è una dichiarazione di Iorio che dice: non si intravedono motivi e ideali né di tipo politico né amministrativo, ma è solo una squallida operazione politica, anzi partitica, evidentemente tendente a una modifica legislativa in un momento in cui il Molise avrebbe bisogno di ben altre attenzioni. Quindi Michele Iorio è un po' sul piede di guerra, mi pare di capire, Presidente. Beh, chi è sul piede di guerra deve avere un avversario. Non penso di essere io il suo avversario, e quindi ci dovrebbe far capire chi è il suo avversario. Proposte concrete da Michele Iorio non ne vedo. Se le farà, io lo accoglierò con le braccia aperte la nostra maggioranza. Bene, quindi vi attendete un tagliando speciale che consenta l'approvazione del bilancio nel più breve tempo possibile con una maggioranza granitica, come dice lei, Toma? Mi attendo che la maggioranza e la minoranza votino all'unanimità il bilancio o comunque consentano, in particolare alle minoranze, di approvare celermente questo bilancio, perché altrimenti avranno una responsabilità molto grave sulle spalle. Non abbiamo tempo e a noi il tempo serve, è una risorsa che ci serve. Dopo l'approvazione del bilancio, normalmente si aprirà una nuova fase politica all'interno della sua maggioranza? La fase politica all'interno della maggioranza si è già aperta con lo schieramento di queste forze. Adesso ci confronteremo, vedremo chi sta da questa parte, dalla parte della maggioranza, e chi non ci sta. Chiaramente tireremo le somme proprio in sede di approvazione del bilancio. Dopodiché la maggioranza dovrà cambiare passo, la politica dovrà essere fatta in maniera diversa, in maniera spedita, in maniera concreta, in maniera propositiva. Nel taglio centrale c'è questa notizia, la Giunta Silura Mazzuto, è così, Presidente Toma? Guardi, questo termine, questo verbo silurare non appartiene al mio gergo, al mio linguaggio. Io non siluro nessuno. Ho revocato la Giunta, ho preso atto che i 4 assessori su 5 hanno rassegnato le dimissioni nelle mie mani. Penso che sia la prima volta nella storia di questa regione, di questa amministrazione, dell'amministrazione regionale, hanno rassegnato le mani con un gesto di grande fiducia nei confronti del Presidente. E Mazzuto, che non è stato eletto, diciamo che si era riservato e quindi l'ho revocato. Dopo il bilancio apriremo una fase politica con la posizione della Lega. Per ora va bene così. Ecco, si sentirà naturalmente con il commissario regionale della Lega. Lo ha già sentito? E ci siamo già chiariti e abbiamo convenuto che in questa fase le cose devono essere fatte in questa maniera. Con una nuova ordinanza, ieri sera la Regione Molise ha dato il via libera alla manutenzione dei lidi. Dunque ci sono spiragli per una stagione balneare certamente regolamentata, ma che tuttavia potrebbe dare un po' di ossigeno alle
attività del settore. Noi ne abbiamo parlato con Domenico Venditti del Sindacato Italiano Balneari del Molise. Domenico Venditti, rappresentante del Sindacato Italiano Balneare del Molise, c'è la nuova ordinanza della regione che prevede la manutenzione dei lidi, è uno spiraglio verso una probabile riapertura, quindi lascia ben sperare che si possa presto tornare al mare. Tu sei già in spiaggia perché insomma al cospetto di questa ordinanza sono già iniziati i lavori? Questa mattina, con l'ordinanza appunto firmata in tarda serata dal presidente Toma, abbiamo ricominciato le attività di preparazione delle nostre strutture. Oggi è sabato, quindi siamo in misura molto ridotta, solo alcuni colleghi. Da lunedì riprenderemo a pieno regime con la nostra manovalanza e per preparare per la prossima stagione balneare. Come sarà organizzata questa stagione balneare, Domenico? Cioè, che modifiche subiranno i lidi? Ma al momento non abbiamo ancora un protocollo che appunto ci dice chiaramente quali sono le misure per la prossima stagione. Sicuramente ci saranno delle misure restrittive. Si presume che siano quelle appunto del distanziamento, quello che ormai a livello internazionale è la misura più sicura, quindi ci saranno probabilmente degli ombrelloni più larghi, però per quanto riguarda le distanze dobbiamo ancora attendere sicuramente qualcosa di definitivo da parte del governo, e oltre che sanificazione si presume più frequente, quindi una o più volte al giorno dei locali o appunto dei servizi igienici e probabilmente l'uso di disinfettante e questo. Per adesso si presumono queste cose, al momento non abbiamo direttive generali, probabilmente il pool di esperti che è stato organizzato dal governo nei prossimi giorni ci darà direttive più definitive. È comunque un sospiro di sollievo, anche se queste restrizioni immagino prevedano poi un afflusso minore di utenza, no? Però lo vedete comunque come un sospiro di sollievo rispetto al rischio che la stagione andasse completamente deserta? Ma sicuramente noi come categoria di balneari a livello nazionale siamo coscienti appunto che quest'estate sarà un'estate sicuramente diversa sotto tutti i punti di vista, sia organizzativi che anche dal punto di vista lavorativo. Non avremo turisti quindi che verranno dall'estero o anche secondo me da parti d'Italia, però comunque lontane dalle nostre strutture, quindi lavoreremo con turisti del posto, quindi della regione, dei comuni vicino a noi. Quando saranno pronte queste spiagge e quando potreste già partire? Guardi, noi, visto che c'è stata data la possibilità di ricominciare da subito, per fine maggio, quindi per il 1° giugno, che normalmente è il giorno di apertura ufficiale per la stagione balneare qui in Molise, noi siamo pronti. Bisognerà vedere appunto il governo cosa ne pensa in base all'andamento appunto dell'epidemia, e se siamo in sicurezza appunto il governo ci darà l'ok, riapriremo già per il 1° giugno, speriamo. Poi comunque siamo a disposizione sempre nel rispetto delle norme nazionali. Una donazione da 500.000 euro è stata ricevuta dalla Regione e ora questi soldi verranno utilizzati per acquistare 800 tamponi. Se ne è parlato durante il tavolo tecnico sull'emergenza, contrattualizzati altri operatori sanitari, mentre la Protezione Civile sta coordinando 6.000 volontari che sostengano la popolazione. Valentina Ciarlante.
500.000 euro in favore dell'ASREM grazie a una donazione ricevuta dalla Regione dalla Banca d'Italia del Molise. 800 tamponi in fase di acquisto e 6.000 volontari, quelli coordinati dalla Protezione Civile finora, per l'aiuto alla popolazione. Sono questi i numeri più importanti emersi dal tavolo permanente sull'emergenza coronavirus che è tornato a riunirsi in queste ore. Il presidente Toma ha dapprima ricordato il calo del trend di contagio e l'effetto delle misure di contenimento messe in campo. Ha spiegato il lavoro che sta svolgendo la task force scientifica per delimitare i cluster, monitorare le persone che hanno avuto contatti con i positivi, controllare i focolai per impedire la diffusione del contagio. Poi la notizia della donazione da 500.000 euro dalla Banca d'Italia, appunto, subito girata all'ASREM, che consentirà l'acquisto di 800 tamponi molecolari di nuova generazione. Si tratta di dispositivi con cui si ottiene un risultato attendibile in un'ora. Inoltre ci si doterà anche di strumenti tecnici che consentono lo svolgimento di test molecolari. Questo dispositivo esamina solo 4 test all'ora, ma sarà comunque utilizzato per i pazienti da ospedalizzare. Il direttore dell'ASREM, Florenzano, ha stilato poi una sorta di bilancio della gestione attuata sinora, ricordando che dall'inizio si era immaginato uno scenario peggiore rispetto a quello attuale e quindi erano stati predisposti percorsi per individuare più posti in terapia intensiva. Sotto la lente restano le RSA. Finora le strutture monitorate sono 60, con un bacino d'utenza complessivo di circa 1.800 unità. Sul fronte delle assunzioni sono stati ingaggiati 26 infermieri, sono in corso di contrattualizzazione altre 20, mentre 50 hanno rifiutato. 31 gli OS assunti e 18 medici neolaureati ingaggiati, con 2 medici specializzandi in malattie infettive e geriatria, uno specialista in radiologia e uno specialista in medicina interna. Il direttore del quarto dipartimento, Brasiello, ha fatto il punto sul materiale per la gestione dell'emergenza che è stato richiesto e ricevuto dalle strutture nazionali. Infine la direttrice della Protezione Civile, Delisio, ha reso noto che la struttura in questo mese e mezzo ha coordinato e impegnato 6.000 volontari, assicurando una serie di servizi per la consegna di derrate alimentari o medicinali alla popolazione molisana sull'intero territorio regionale. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare ulteriormente le distanze dei banchi di vendita dei prodotti di ortofrutta nei mercati della città e limitare la partecipazione ai soli assegnatari del posteggio. Sentiamola. Sua una ordinanza di qualche ora fa che va meglio a disciplinare quanto avviene nei mercati di Termoli. Perché questa esigenza? Beh, teniamo conto che noi fino al 4 di maggio dobbiamo continuare a rispettare le regole che ci siamo dati, soprattutto perché è la parte più dura e più importante della fase emergenziale che abbiamo affrontato, quindi per evitare assembramenti e per evitare che si continuino ad esserci degli spostamenti controllati. Quindi questa ordinanza va a normare la possibilità dei cosiddetti mercati rionali, dove, così come avevamo fatto in precedenza, è consentito soltanto a coloro che hanno i posti autorizzati a poter vendere e esporre la propria merce, poiché le distanze che dobbiamo mettere tra un banco e l'altro devono essere aumentate, quindi non ci sono più gli stessi numeri di postazioni che erano previsti prima. Quindi per queste altre 2 settimane dobbiamo stringere i denti e sicuramente riusciremo a fare un bel lavoro e speriamo di buttarci alle spalle questi brutti momenti. Sindaco, è di ieri sera l'ordinanza invece della Regione che prevede la manutenzione dei lidi. Questa mattina tanti operatori erano già al lavoro per organizzare un po' questo mese di maggio che prevede manutenzione, insomma adeguamento alle nuove regole che si aspettano a giorni. Si respira un'area di normalità? Beh, cerchiamo di andare verso la normalità con un po' di speranza e un po' di fiducia. Speriamo che dal 4 di maggio qualcosa possa cambiare e che ci riavviamo per la fase 2 per poter riavviare anche l'economia, perché sono mesi che alle attività commerciali, artigianali e industriali sono ferme. E bisogna ripartire perché è importante anche sotto l'aspetto economico e sociale, ma soprattutto dobbiamo fare una ripartenza in maniera attenta
mirata, perché ci possono essere anche altri problemi al di là del coronavirus. Noi sappiamo che molte aziende stanno in difficoltà, molti artigiani, le partite IVA in difficoltà, quindi dobbiamo stare attenti anche alle cosiddette mafie e la malavita organizzata che potrebbe penetrare in questo momento molto fragile il tessuto economico di una città quale quella di Termoli, sempre pronta a ripartire, sempre diciamo una città vivace, quindi l'economia di questa città ne ha subiti molti danni da questo coronavirus, quindi bisogna stare attenti anche su questo. E speriamo che anche l'attività estiva ci possa essere una programmazione, una speranza di tornare alla normalità. Termoli vive anche di turismo, quindi è importante per noi dare questi segnali, sempre nella speranza che tutto possa rientrare nella normalità. Senta, sindaco, le faccio una domanda magari azzardata, ma ci provo. Verrà meno, ovviamente, quest'anno la festa di San Basso, verrà meno la famosa Sagra del Pesce? Al di là delle nostre intenzioni, io credo che sotto l'aspetto sociale tutti abbiamo un po', dobbiamo tutti riprogrammarci. Anche questa abitudine in questi mesi di distanza sociale non sarà semplice da superare anche in futuro, perché fondamentalmente ognuno di noi ormai ha metabolizzato l'importanza di stare lontani, quindi diventa difficile immaginarci una festa di San Basso o della Sagra del Pesce come quelle che abbiamo fatto finora. E staremo a vedere, dai, cerchiamo di vedere anche l'aspetto positivo. Potremmo presto tornare alla normalità se riusciamo a far sì che questi contagi cessino e soprattutto se si troverà al più presto un vaccino, perché non possiamo continuare a fare una vita sospesa in questa maniera, per cui cerchiamo di essere anche ottimisti, speriamo bene, speriamo che San Basso ci aiuti, perché no. È arrivata una nuova donazione a favore degli agenti della Polizia Locale di Campobasso. La Samo Biomedica di Gianfranco Del Vecchio ha infatti consegnato al comando della Polizia Locale e al loro dirigente 250 mascherine chirurgiche utili come dispositivi di sicurezza sanitaria nell'espletamento dei compiti di ordine pubblico. Si tratta di un ennesimo attestato di stima e di ringraziamento da parte della realtà cittadina per l'attività di controllo che gli agenti della Polizia Locale stanno portando avanti tutti i giorni, assicurando e verificando in città il rispetto delle misure di contenimento previste dal governo. L'amministrazione comunale ringrazia per questo e per la generosità dimostrata verso l'intero corpo della Polizia Locale, l'azienda che ha sede a Campobasso. Restiamo a Campobasso, buoni spesa e risorse per chi ha difficoltà a pagare affitti e bollette. L'assessore alle politiche sociali Luca Praitano traccia un primo bilancio, lo fa con Pierluigi Boraggini. Buoni spesa per le famiglie bisognose, contributi per chi non riesce a pagare affitti e bollette. L'assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso, Luca Praitano, traccia un primo bilancio. Sono intorno alle 1200 domande arrivate in totale, ne abbiamo lavorate già 850, in queste ore ne stanno lavorando altre e crediamo che nell'arco di 3-4 giorni riusciremo a concludere tutto l'iter. E questo però ci ha consentito già di fare delle stime e di verificare che probabilmente, anzi con certezza posso già affermarlo, amplieremo la platea dei beneficiari e riusciremo ad arrivare forse anche a 600 nuclei familiari, per cui verrà di molto ampliata la platea dei beneficiari. La spesa ad oggi è di 95.000 euro, probabilmente quindi resteranno delle somme anche per poter finanziare le famiglie che hanno una situazione sicuramente più disagiata per una seconda volta, quindi riusciremo in qualche modo ad avere una seconda tranche per coloro che hanno pressoché reddito zero. Da assegnare ci sono anche le risorse messe a disposizione dei comuni dalla regione per bollette e affitti. In queste ore si sta provvedendo agli adempimenti burocratici, amministrativi, di bilancio per dare effettiva disponibilità di denaro ai comuni e allo stesso tempo i comuni si stanno preoccupando di fare gli avvisi pubblici, quindi tutti gli adempimenti amministrativi per far sì che le persone possano candidarsi ad ottenere questa somma a risarcimento, diciamo così, del periodo dell'emergenza Covid.
L'ufficio immigrazione della Questura di Isernia ha proposto al prefetto un decreto di espulsione a carico di un 19enne nato in Tunisia ed in Italia senza fissa dimora, invitato a presentarsi in Questura dopo un controllo all'atto della valutazione della regolarità della sua posizione sul territorio nazionale è risultato essere irregolare. Entrato in Italia nel 2018 come minorenne ed affidato inizialmente ad una struttura di accoglienza per minori, è titolare di un permesso di soggiorno per minori scaduto però a dicembre 2019 in seguito al raggiungimento della maggiore età. A suo carico inoltre, malgrado la giovane età, risultavano numerosi e gravi precedenti penali che insieme alla sua presenza illegale sul territorio nazionale hanno portato all'adozione di un decreto di espulsione del prefetto di Isernia e ad un contestuale ordine di allontanamento del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Queste le previsioni per domenica 19 aprile. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Le temperature: Campobasso 16-25, Isernia 10-24, Termoli 13-18, Venafro 10-25. E allora il momento dello sport, ci vediamo però tra un istante. Calcio Serie D, parliamo del Vasto Gilardi perché abbiamo intervistato il difensore Sergio Ruggeri che dice grande stagione ma potevamo fare di più. Sergio Ruggeri, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, ci siamo sentiti tempo fa, ci risentiamo a distanza di un po', non è cambiato nulla, Sergio. Il campo, il ritorno in campo, la sensazione è che il ritorno in campo sia sempre più lontano. Sei d'accordo? Sì, la sensazione è quella. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, qualche settimana fa. Purtroppo non è cambiato niente per quanto riguarda il campo, perché comunque sto maledetto virus non ci lascia scampo. Noi più che allenarci dentro casa o nella restrizione del governo dei 200 metri non possiamo fare altro. Ci stiamo un po' esaurendo, questo è vero, però l'importante è che possa riprendere tutto nel migliore dei modi, come abbiamo lasciato, speriamo di riprendere al più presto. Questo è l'importante. L'importante è la salute, mi auguro che possa passare, sì, al più presto. Senti, tu e i tuoi compagni però vi allenate. Qualche giorno fa ho parlato con il preparatore atletico Ferrante, mi diceva che avete un programma di allenamento dettagliato, che c'è un contatto quotidiano con tutti i calciatori. Insomma, l'obiettivo è quello di mantenersi in forma, perché non si sa mai, potrebbe magari tornarsi a giocare d'estate. Guarda, la nostra speranza è quella di ritornare in campo, perché sinceramente finire così è stato un po' brutto, diciamo, però io mi auguro che si possa ripartire. In questo caso il prof ci sta mandando il programma tutti i giorni, io qualche fuitina qua alla stazione me la faccio, perché dentro casa sì è restrittivo, però almeno per non stare fermi cercare di mantenere un po' la linea e di fare qualcosina. Normale che non sarà sempre la stessa cosa allenando in un campo, però l'importante è stare in movimento, cercare di mantenere la linea a livello alimentare e cercare di proseguire nel migliore dei modi. La speranza è l'ultima a morire, però vedendo un po', oddio, dei telegiornali me ne sto vedendo tutti i giorni a tutte le ore, perché vorrei sapere sempre più novità, sempre più cose positive, però purtroppo questa cosa andrà per le lunghe. Mi auguro che si possa ripartire anche fra un mese, vuol dire che è tutto finito, vuol dire che ci lasciamo alle spalle questo brutto episodio, perché sembra di vivere in un film qua. Però se non dovesse accadere una cosa del genere, mi auguro che possa ripartire per l'inizio del nuovo campionato, possa andare nel verso giusto. Mi auguro che non ci siano dei riscontri a livello economici dei calciatori, almeno per le aziende, per i presidenti, che comunque la loro prima cosa è, come dire, per Luigi,
Il loro primo sponsor sono le aziende, no? E se questa cosa non si riparte, dura anche per loro. Quindi mi auguro che possa finire al più presto, così possa ripartire tutto. Assolutamente. Senti, Sergio, ultima cosa, un bilancio sul campionato svolto dalla squadra e anche un tuo particolare bilancio. Credo che sia molto, molto positivo, sia quello della squadra che quello personale. Guarda, io parto dall'inizio, perché la piccola realtà di Vasto Girardi, avendo pochissime anime, è del primo anno che si affaccia in questo campionato importantissimo. All'inizio nessuno sperava in questa situazione, e ti dirò, se all'inizio ci avessero detto a 8 giornate dalla fine stavi a quel punto, io ci avrei messo la firma, ti dico la verità. Certo. Però all'inizio, però poi strada facendo, comunque vedendo i ragazzi, l'allenatore, lo staff, la dirigenza, la società e il modo in cui ti alleni, il modo in cui hai affrontato questo campionato settimana per settimana, non dico che c'è qualche rammarico, però permettimi di dirtelo che qualcosina in più secondo me si poteva pure fare, perché ci siamo sempre adeguati a tutto, abbiamo sempre lottato, abbiamo buttato il sangue, ci siamo sempre preparati al minimo dettaglio, il mister ha sempre preparato la partita con cura, e quindi un po' di rammarico ci sta, però ad oggi posso dire che il Vasto Girardi Calcio abbia fatto un discreto campionato. Poi 8 giornate dalla fine, stare a 6 punti dalla sest'ultima, io penso che sia tanta roba. Per quanto riguarda, ecco, il tuo bilancio personale, il tuo bilancio personale. Beh, ma io comunque mi sto iniziando a fare vecchietto, per Luigi. C'ho quasi 35 anni, quindi nel bagaglio ho tanta esperienza, quindi mi sono adeguato tantissimo. Però devo ringraziare anche i miei compagni che mi hanno fatto fare grande, grande, bella figura, perché comunque è tutto l'insieme che ti fa stare bene, no? Cioè, se la squadra va male, comunque fai male anche tu. Se la squadra va bene, comunque ti fanno fare quel salto in più che ti fanno fare bene. Poi è normale, io ci metto un po' quel po' di esperienza in più, perché fondamentalmente sono il più grande nella squadra. Un po' di esperienza mia, tanta voglia di fare da parte loro, quindi abbiamo fatto un grandissimo campionato tutti quanti. Prosegue la rubrica di Teleregione a casa dei campioni. Ospite quest'oggi l'esterna veronese della Magnolia Campobasso, Sofia Marangoni, che dice: mi auguro di tornare presto a maneggiare un pallone da basket. Sofia Marangoni della Magnolia Campobasso, da qualche giorno la federazione ha interrotto tutte quante le attività e ha quindi sospeso la stagione, una decisione inevitabile a questo punto. Ah beh, sì, giustissima per la situazione che si è creata. Lo sport viene in secondo piano, adesso è importante soprattutto la salute di tutti, quindi è una decisione più che saggia e giusta. Per quella che invece era stata la stagione sino a quel momento, era stata una stagione semplicemente esaltante per Magnolia. Sì, era stato un bel percorso, e più che altro proprio il momento in cui si è fermato tutto, noi stavamo in un bel periodo, insomma eravamo riuscite a raggiungere un bel equilibrio, una buona solidità, cioè stavamo bene, eravamo serene, si respirava insomma la possibilità di fare qualcosa di grande, però poi è andata così, è ovvio che c'è un po' di dispiacere, però nella vita ci sono cose più importanti. Il vostro coach Mimmo Sabatelli ha detto che probabilmente la svolta di questa stagione paradossalmente è stata una sconfitta, quella di Faenza. Quella di Faenza, sì, assolutamente. Eravamo, adesso io ho la memoria veramente corta, sotto di 20, e abbiamo recuperato, abbiamo rischiato, si poteva vincere quel canestro che non mi hanno convalidato, e poi tutti gli errori commessi, le ultime azioni, si poteva portare a casa, e poi da lì insomma abbiamo
acquisito la consapevolezza che eravamo una squadra veramente compatta, anche se in quella situazione lì avevamo iniziato veramente male, però poi ci siamo unite e abbiamo rischiato di vincerla, anzi secondo me l'abbiamo un po' persa alla fine. Per aver vissuto due stagioni Campobassano entrambe di prima fascia, che raffronto fai tra il gruppo della precedente stagione e il gruppo dell'attuale? Bah, a me non piace far confronti, far confronti tra una stagione e l'altra, una squadra, ogni squadra, ogni stagione, ogni partita ha una storia a sé, insomma è impossibile fare confronti. Sono due squadre diverse, due campionati anche diversi, perché l'anno scorso comunque c'erano squadre come Palermo e Bologna che poi hanno vinto, erano due, non dico due corazzate, ma due squadre belle, ben strutturate. L'ho già detto tante volte, la differenza, nel senso, questa squadra era un po' più matura, ecco, l'unica cosa che mi viene da dire, l'unico confronto che voglio, che mi permetto di fare, ecco. Forse c'era anche una consapevolezza maggiore del gruppo base che era rimasto, le cinque giocatrici che erano rimaste. Ah, beh, sì, poi c'è stato sì, l'anno scorso ovviamente eravamo un gruppo nuovo, quest'anno invece c'era stata la base era rimasta, nel senso c'era un minimo di continuità, ecco. Per quello che hai visto, insomma, in queste anche due stagioni Campobassano, una costante è stata senz'altro quella del pubblico. Ah, beh, sì, noi siamo innamorate del nostro pubblico. non era sugli spalti, era in campo con noi. Io poi, beh, adesso non so cosa sarà in futuro, ma penso che il pubblico qui a Campobasso rimarrà com'è e non deluderà mai. Cioè, è veramente una forza, era ed è una nostra forza. Probabilmente forse un manifesto di questo dato è un po' la trasferta di Ariano Irpino, la penultima partita disputata da questa. Allora, volta. C'è da dire che in campo non si sentiva, cioè non si riusciva a distinguere i nostri tifosi da quelli di Ariano Irpino, però una volta quando andavi in panca, sì, invece erano praticamente a un metro da noi, dietro di noi, e lì è veramente stato qualcosa di bello, di unico, che insomma che terrò nel cuore. È difficile in questo momento parlare di futuro, anche perché si continua a vivere alla giornata, sostanzialmente, complice questa pandemia. Però che cosa si augura per il futuro, Sofia Marangoni? Io? Mm-hmm. Vabbè, di riprendere a giocare intanto, perché da più di un mese non tocco una palla da basket, quindi intanto mi accontenterei di questo e che questa situazione finisca più presto. Io per il momento penso al bene della collettività, poi quando si sarà sistemato tutto si potrà riprendere tutto il resto. E allora è tutto, termina anche questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.